Ciao a tutti, allora vedete un titolo strano, Tiger che delusione. E praticamente ieri vi avevo chiesto, visto che ho mezza giornata libera dal lavoro, ho approfittato per andare eventualmente da Teddy o da Tiger, visto che sono entrambi dentro il centro commerciale, io non riesco il fine settimana, chiaramente perché sono chiusi, e ne ho subito approfittato. Vi ho chiesto dove dovessi andare dei due e c'è stato comunque un testa a testa, alla fine è uscito Tiger. Io cosa ho fatto? Sono andata da Teddy e da Tiger e vi faccio vedere quello che ho preso. E appunto vi dicevo Tiger che delusione. E, allora, innanzitutto sono andata al Tiger, quello di Fano, dentro l'Ocean, quindi dentro il centro commerciale, perché quello di Pesaro rimane in centro e mi urta andare in centro. E praticamente non c'era niente. Cioè, vi giuro, scaffali vuoti, le robe di Natale proprio zero. Ma me lo immaginavo pure, però un Tiger così vuoto proprio mai e una busta così misera mai nella mia vita. Vi faccio vedere quelle due cose che ho preso, ci rimarrete molto male. Allora, elastici per capelli, li avevo già presi da Tiger perché mi ci trovo comoda con questi. E ho sempre il vizio, la mania, non lo so, li perdo sempre, li metto da qualche parte e poi non li trovo mai e quindi ho rifatto il rifornimento. L'altra volta avevo preso quelli tutti neri, stavolta ho preso questi qui che hanno più colori, marrone come il colore dei capelli. E vabbè, e questo. Poi, altra cosa che perdo sempre, poi prima o poi le ritrovo anche, però non so perché. C'ho sti problemi con gli elastici per i capelli e queste mollettine. Anche di queste avevo fatto rifornimento da Tiger perché sono molto, non sono proprio come quelle dei cinesi di plastica morbida, diciamo, rimangono di plastica più dura, quindi i dentini difficilmente si rompono, quindi per questo mi piacciono, però dopo io le metto da qualche parte e le spargo. Le metto in giro insomma per casa e poi non le ritrovo mai, poi a un certo punto ne ritrovo una e insomma niente, già che ero lì e te lo prendo. Quindi guardate che acquisti super. Poi ho preso una cosa che non è neanche della mia misura ma mi piaceva. Sono questi calzetti neri chiaramente, proprio morbidosi con quel che ha quell'effetto pecora. E però è la 36-37, io porto il 39, però avevo dei calzetti di Tiger trovati nelle buste sorpresa, piccoli, che però a me mandavano, quindi presumo che anche questi vadano, poi capirà, si allungano, quindi ci sta. Mi piacevano perché secondo me questi tengono anche caldo da tenere in casa con le ciabatte, quindi me li sono preso, ho trovato solo questi. L'unica cosa natalizia che ho preso, perché cercavo se c'era rimasta qualche pallina di Natale, e in particolar modo cercavo quella lì con Matrioska. Invece erano rimasti, c'erano tutti quelli del martello, cos'è, la sega, no? Che secondo me quelli non sono andati più di tanto. Poi c'erano le Converse, le ciliegie, e mi sa qualcos'altro, però nulla di particolare. E l'unica cosa che ho preso è questo. Allora, no, è anche rovinato? No, cioè non mi sono accorta. Ma non è rovinato. Comunque, è da tempo che pensavo che mi manca il coso per appoggiare il mestolo, magari quanto sono i fornelli. Non riesco a capire. E c'era questo qui natalizio, ho detto, tanto visto che il Natale lo si fa in casa, ci può stare, no? Era carino questo. Però vedete queste venature? No, non le vedete. Eccole, queste qui. Cioè, mi sembrava che fosse rotto, invece no, perché se io. Boh, sarà fatto così. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha. E niente, queste sono le cose che ho preso da Tiger. Sono rimasta molto male. Ma anche di cose cartopazze. Guardavo se c'erano i bullet journal, magari di nuovi colori. Proprio niente. Niente, niente.
una tristezza assoluta, boh. E insomma, questo, visto che questo video dura 5 minuti, vi faccio vedere due cose che ho preso da Avon, da mia cognata. Vi faccio vedere anche quanto ho speso, 7,20 € da Tiger. Penso mai in tutta la mia vita a un'altra cosa. Ho chiesto se vale busta sorpresa, mi hanno detto di no. Quindi è stato un colpo al cuore, ve lo assicuro. Comunque, vi faccio vedere cosa ho preso da Avon, due cosine. Allora, abbiamo questo profumo, ha questo packaging della scatola molto bello, poi sui colori del viola, azzurro, blu, che sapete che mi piacciono, e mi piace un sacco questo profumo. È fatto così, normale, si chiama Avon Collection Glam Style, e mi piace un casino, è un odore. L'ho messo stamattina presto e ancora me lo sento proprio addosso, quindi sono quei profumi che a me piacciono molto potenti e molto molto dolce, però sono i profumi che a me piacciono, quindi molto buono questo. Se vi capita ve lo consiglio. E oltre a questo ho preso un fard, perché il mio è finito, è il fard. La cipria, vabbè. Questo qui è Real Matte ed è questo che ho già utilizzato in questo colore, che è più scuro della mia pelle perché io sono color cadavere, però almeno mi dà un po' di tocco di colore, perché sennò se prendo quelli color della mia pelle sembra ancora più bianca di quanto in realtà lo sia. E questo mi piace tantissimo perché colora. Io non metto, cioè, fortunatamente, come vi ho sempre detto tante volte, non ho problematiche di pelle, non ho acne, brufoli, eccetera, quindi per questo sono fortunata e vi dico la verità, molto spesso io manco lo metto. Però quando magari mi vedo in viso troppo bianca, mi do una spalmata appunto di, cosa ho detto? Cipria. Ok, l'altra volta avevo preso questo qui, non so, ah, è sempre la stessa linea, Color Trend. Ah sì, e poi la stessa colorazione, giustamente. E questi mi piacciono molto perché fanno l'effetto matte, quindi magari se avete la pelle grassa non vi toglie il lucido e comunque colora il viso, non sono di quelle cipre che si spolverizzano sulla faccia e non si vede niente. E resiste molto, infatti da stamattina che ce l'ho ancora, c'ho il mio colorito, il viso uniforme, quindi mi piacciono molto. Già è da parecchio che vado avanti con questi qui, quindi continuerò a prenderli. E questo qui appunto l'ho finito, lo butterò. Quindi buono, buono, buono. Poi mi ha dato in omaggio questa crema mani all'avocado. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Crema mani. Vabbè, grazie. Vabbè, crema mani all'avocado con questo packaging natalizio. Poi mi ha dato un campioncino di questo profumo Avon Maxima e Maximen, quindi per uomo e per donna. Adesso andiamo a sentire insieme. Intanto ho spaccato tutto. Allora, questo qui è per uomo. Un altro profumo che vi consiglio, me ne sono innamorata, non pensavo che era così buono, rimanendo sempre sui profumi dolci. Gucci Bloom, quello rosso l'ho avuto come campioncino, questo qua, questo è, mamma mia, è una roba fuori di testa, mi piace un sacco, vorrei comprarlo ma costa. Allora, sentiamo questo qui da uomo. Allora, quelli da uomini però risultano molto classici, non è che hanno tanta particolarità, almeno quelli dell'Avon parlo, eh. E vediamo quello da donna, se è dolcioso. È buono, ma non è di quelli dolci che piacciono a me, però comunque buono. Quindi niente, questa è la mia triste giornata Tiger, perché invece con Teddy è andata meglio.
anche da Teddy effettivamente tanta roba non c'era, o meglio, la gente aveva arraffato già tutto e non avevano tempo questi di rifornire sicuramente. E vi farò però vedere in un altro video le varie cosine che ho preso, così le guarderemo un attimo meglio, perché è sicuramente più roba rispetto di questi tre ciaffi che ho preso da Tiger. Ci sono rimasto veramente male, 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 male. E non so, fatemi sapere anche se da voi i Tiger sono praticamente svuotati e non c'è nulla di che. E niente, questo è tutto. Vi mando un bacione e rimanete sintonizzati per il video di Teddy. Ciao ciao!